Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella se questo video vi è stato utilissimo, di lasciare un like. Prima di cominciare ragazzi, in descrizione oppure nei commenti in primo piano vi ho lasciato un link per scaricare questo driver da aggiungere nella cartella di Java. Già ho detto tutto. Quindi in questo caso abbiamo due file, sia quello del 64 bit che quella 32 bit. Per capire che versione tu hai di Windows, vai sul tuo sistema, e come puoi vedere, tipo di sistema operativo 64 bit, quindi 64 bit il mio. Quindi in questo caso, in descrizione oppure nei commenti, c'è scritto link download pacchetto per 64 bit, prendi questo qua. Quello a 32 bit è questo qua, quindi lo troverete sotto a quello del link pacchetto download 64 bit. Io quindi prendo questo file, lo estraggo con WinRAR, un programma che vabbè, basta trovarlo su Chrome, WinRAR, lo scaricate, Extract to MESA for Windows, aggiorno, eccolo qua. Che fate? Prendete questo file, fate copia, copiate questo file, andiamo sul nostro disco dove abbiamo installato Java, programmi, scendiamo giù, troviamo Java, GR1.8.0 che sarebbe l'ultima versione che ho. Vado su bin e faccio incolla. Ctrl V e faccio incolla questo file. E state certi che questo errore sparirà. Quindi, se questo video vi è stato utilissimo, ragazzi, lasciate un like. Se avete problemi, non esitate a commentare. E mi raccomando, se avete altri problemi, ditemelo nei commenti e io potrei farci altri tutorial su questi tipi di errori. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!